Sarà il nostro convegno dove parlerà, si chiama Roberto Alghè, un carissimo amico, un storico locale, è colui che ci ha aiutato anche a trovare veramente i documenti che confermano la nascita del nostro sottocomitato, allora si chiamava sottocomitato, nel 1902. In effetti noi pensavamo di essere nati nel 1905, invece grazie a lui abbiamo scoperto dei documenti antecedenti, perché il nostro lavoro, e siccome siamo cultori di storia della Croce Rossa, è proprio quello di andare a ricercare la storia, le origini, i documenti, fotografie e tutto quello che occorre per raccontare questa storia. Roberto, ti lasciamo la parola e parlerai dei fondatori della Croce Rossa, del sottocomitato. Grazie Giovanna, buongiorno a tutti gli intervenuti. Allora, per vedere intanto come nacque e per merito di chi nacque il sottocomitato di Busto Arsizio, cominciamo con vedere com'era la situazione di Busto Arsizio in quei primissimi anni del nuovo secolo, del 1900. Ecco, lo facciamo guardando queste due diverse vedute, da cui possiamo subito intuire una cosa che ci colpisce: la presenza delle ciminiere, tante ciminiere. Ciminiere significa presenza di fabbriche, infatti negli ultimi 3-4 decenni dell'Ottocento anche a Busto Arsizio era iniziato il processo di industrializzazione, che per una località come Busto Arsizio, che da diversi secoli ormai era uno dei principali centri di produzione tessile per l'intera regione, industrializzazione per Busto vuol dire in sostanza passare dall'uso del telaio a mano al telaio meccanico. Ma mentre il 90% e oltre dei telai a mano erano ubicati direttamente nelle abitazioni private dei tessitori, con il telaio meccanico il lavoro a domicilio non è più possibile, quindi nascono le fabbriche, le grandi tessiture bustesi, che vanno ad occupare gli spazi fino ad allora destinati all'agricoltura e che vanno anche ad attrarre dai paesi limitrofi grandi quantità di mano d'opera proprio perché c'era disponibilità di lavoro. Con queste fabbriche quindi Busto si espande, Busto aumenta come popolazione e quindi ha bisogno di tutta una serie di servizi e di attrezzature che prima non c'erano, e quindi nel giro di pochi decenni vengono realizzate in città importanti opere, tanto gli edifici scolastici, la pubblica fognatura, l'illuminazione pubblica, il macello civico, i bagni pubblici, il nuovo cimitero. Alcune vengono realizzate anche su iniziativa privata, come ad esempio i teatri, i due orfanotrofi, maschile e femminile, il ricovero di mendicità. Ci sono due strutture che addirittura Busto aveva già fin da prima, ovvero l'ospedale civico che si trovava a Palazzo Girardoni e la stazione ferroviaria che sorgeva proprio a fianco dell'ospedale. Ebbene, queste due strutture preesistenti non sono più sufficienti, anzi sono di intralcio alla città, perché ormai si sono venute a trovare all'interno del tessuto urbanizzato, e quindi in questi anni si inizia anche a studiare il progetto per spostarli in una posizione più periferica. Le fabbriche generano ricchezza e quindi nascono gli istituti bancari e gli industriali si mettono a fare a gara tra di loro a realizzare le ville più grandi e più belle, dando quindi lustro alla città. Ma non ci sono solo queste opere visibili, ma in questi anni a Busto c'è anche una certa vivacità sociale. Nascono un gran numero di associazioni di vario genere. Abbiamo le associazioni tra gli industriali, tra i commercianti, tra gli operai cattolici, le associazioni culturali, le associazioni sportive, le associazioni politiche, e poi abbiamo anche le associazioni benefiche e assistenziali. E a queste si va ad aggiungere in quel 1902 la sezione locale della Croce Rossa. Definizione corretta è sottocomitato di distretto, che ricadeva allora nella circoscrizione di Milano. Chi è che fonda il sottocomitato di Busto Arsizio della Croce Rossa? Il merito principale è tutto da attribuire a questi due signori qui, il dottor Giuseppe Canzani e suo figlio il ragionier Pietro. Chi erano? Allora, innanzitutto diciamo che vivevano e lavoravano a Busto, ma non erano bustocchi. I Canzani sono originari di Vigiù, nella Val Ceresio. Non abbiamo notizie precise sul loro arrivo a Busto, ma possiamo ragionevolmente credere che arrivò a Busto il dottor Canzani tra il 1867 e il 1869. Arrivò con la moglie e il figlioletto Pietro, dopodiché nel 69 nacque proprio a Busto il secondogenito Ubaldo, anche se poche settimane dopo il parto il dottor Canzani restò vedovo della moglie, si risposò poi un paio d'anni più tardi con una donna di Sacco Napolo.
tra l'altro è interessante sottolineare che in quel periodo Augusto i Canzani non erano gli unici vigiutesi presenti. Ad esempio il prevosto di San Giovanni in quel periodo era Bartolomeo Piazza di Vigiù, tra l'altro fu prevosto per un periodo lunghissimo di circa 35 anni. Così come Augusto c'era l'intera famiglia Piazza, da cui uscì poi, divenne famoso qualche anno più tardi, il Carlo Maria Piazza, pilota di aeroplani, che fu uno dei primi assi dell'aviazione. Quindi non è da escludere che l'arrivo di Canzani a Augusto fosse in qualche modo legato alla presenza di questi suoi conterranei. Cosa faceva il dottor Canzani a Augusto? Era medico chirurgo, quindi aveva un proprio ambulatorio privato e operava, quindi eseguiva interventi chirurgici all'interno dell'ospedale di San Giuseppe, quello di Palazzo di Girardoni. Ma soprattutto il dottor Canzani fu per tantissimi anni, per quasi tutta la sua vita, uno dei tre medici condotti di Busto Arsizio. Il medico condotto, ricordiamo, era quel medico che, incaricato e stipendiato direttamente dal comune, lavorava in virtù di una tariffa prestabilita in base ad una convenzione e aveva il compito di fornire assistenza sanitaria gratuita a tutti coloro che non potevano permetterselo. Nei primi anni di istituzione del servizio la condotta medica, diciamo, veniva svolta direttamente negli ambulatori privati dei tre medici perché non esisteva un ufficio pubblico. Il primo ufficio del medico condotto fu istituito intorno al 1880 su iniziativa del dottor Mari, che era direttore sanitario dell'ospedale. Venne creato questo ambulatorio pubblico a piano terra dell'ospedale e in questo ambulatorio i tre medici condotti si alternavano con turni di a rotazione di un mese a testa appunto a fare il servizio di condotta medica. Ci fu un periodo nel quale addirittura dopo l'abbandono del Mari e dell'altro medico che era il dottor Giulio Provasori, Canzani si ritrovò da solo a reggere tutto il carico del servizio. E ci dicono le cronache di quel periodo che la sua giornata tipo era di 12-14 ore al giorno, durante le quali arrivava a compiere fino a 60 visite. Ora, dopo che nel 1900 rimase vedovo anche della seconda moglie, il dottor Canzani nel 1901 chiese ed ottenne di essere collocato a riposo. Riposo per modo di dire, perché oltre al suo ambulatorio privato rivestiva anche alcune importanti cariche come quello di presidente della società operaia di mutuo soccorso, e poi era anche l'esponente medico nel consiglio di amministrazione della Congregazione di Carità, così come lo era anche in altre istituzioni della città. Tra l'altro faceva parte della commissione visitatrice delle carceri giudiziarie. Nonostante tutta questa serie di impegni, trova comunque energie e tempo per dare a Busto Arsizio due cose che Busto ancora non aveva: la Croce Rossa e la Scuola Samaritana. Riguardo alla Croce Rossa dobbiamo fare una precisazione. Più che dare a Busto, forse dovremmo usare il termine ridare, perché un tentativo di creare un sottocomitato a Busto c'era già stato in precedenza, ma era fallito praticamente subito. Cos'era successo? Che nel 1877 il Comitato Centrale della Croce Rossa inviò una lettera circolare a tutti i comuni del Regno d'Italia, nel quale invitava i comuni a fare tre cose. La prima, sottoscrivere azioni annuali in favore del Comitato Centrale. La seconda, compilare un elenco, diciamo, delle cose che il Comune avrebbe potuto fare in caso di guerra nazionale. La terza cosa, li invitava a costituire presso ogni Comune un'apposita commissione che aveva il nome di Sottocomitato di Croce Rossa. Questo invito del Comitato Centrale venne recepito dalla Giunta Municipale di Busto Arsizio soltanto in data 6 giugno 1880. Con questa delibera il Comune dava il suo benestare affinché venisse creato questo sottocomitato. Tra il dire e il fare però passarono diversi anni. Il nome di Busto Arsizio appare per la prima volta nel bollettino ufficiale della Croce Rossa soltanto nell'anno 1886, un po' misteriosamente appare, quindi qualcosa forse era stato creato, ma come misteriosamente era apparso, misteriosamente scompare subito dai bollettini successivi, e per ritrovare il nome di Busto Arsizio nel bollettino ufficiale della Croce Rossa dobbiamo appunto attendere il bollettino numero 17 del 1902, quindi con il sottocomitato creato appunto da Giuseppe Pietro Canzani. Allora, per quanto riguarda invece la Scuola Samaritana, cos'era? Organizzava corsi per formare gli infermieri ed era annessa
ed era annessa alla Croce Rossa, quindi formava le prime infermiere volontarie della Croce Rossa, così come formava i militi della Croce Rossa e formava soprattutto anche gli operai addetti al primo soccorso all'interno delle fabbriche. Nelle fabbriche, soprattutto nelle tessiture, gli infortuni, specialmente alle mani, erano praticamente all'ordine del giorno. Il dottor Canzani assunse in proprio la presidenza della scuola samaritana, ma non quella del sottocomitato di Croce Rossa. Perché possiamo provare a fare delle ipotesi, forse lui era ormai un po' avanti con l'età, infatti morirà soltanto 5 anni più tardi, e quindi riteneva forse per un'associazione così importante e così prestigiosa che fosse affidato l'incarico ad una figura più giovane, più dinamica, magari una figura più pratica anche nella fase organizzativa e oltretutto, soprattutto io penso, una figura che avesse le giuste conoscenze all'interno del mondo industriale di Busto, perché un sottocomitato come quello di Croce Rossa, per poter sopravvivere negli anni, aveva senz'altro bisogno di sostegno. Il sostegno a Busto poteva venire solo dagli industriali. Tutte queste caratteristiche, guarda caso, le aveva proprio il figlio Pietro. Il ragionier Pietro Canzani era uno dei professionisti più conosciuti e più stimati in città. Era già stato eletto al tempo consigliere comunale, poi in seguito fu anche assessore e tra l'altro era nel consiglio di amministrazione della Banca Cattolica del Piccolo Credito, nel consiglio di amministrazione del Teatro Sociale ed era nei consigli di amministrazione di diverse industrie bustesi. Quindi diciamo aveva tutte le conoscenze opportune.